L'Italia è una, indivisibile, ed è una repubblica fondata sul lavoro. È davvero così? Nelle ultime 24 ore 4 suicidi nel nord-est, Venezia, Treviso, Belluno, disoccupati, infermieri, cassi integrati, ex imprenditori. Questo è quello che ci riporta la cronaca. E sempre nelle ultime ore 17 arresti nel comune di Reggio Calabria per assenteismo. 95 dipendenti infatti avrebbero timbrato al posto di qualcun altro e poi andavano a fare la spesa, a fare shopping, a far palestra e a fare altro. Quindi la Repubblica una è fondata sul lavoro, ha bisogno di risposte comuni. Chi sbaglia paga, ovunque, da Venezia a Reggio Calabria. Qualcuno sbaglia di più e qualcuno sbaglia di meno. Quindi la risposta non può che essere potere alle regioni, potere alle autonomie locali. Lo chiedevano Luigi Einaudi 70 anni fa, lo chiedevano i partigiani che scrisse la carta di Chivasso 70 anni fa, è ora di farlo. Quindi non so cosa succede a Roma, ognuno risponda del suo, ognuno si tenga il suo, chi timbra al posto di altri va a fare shopping, finisce in galera, perché di suicidi, di gente per bene che vorrebbe lavorare, ne abbiamo piene le scatole. Ne abbiamo parlato per tanto tempo, abbiamo cercato di capire anche il perché di questi suicidi di massa, una spiegazione ci sarebbe. Sarebbe questa benedetta crisi economica. Ne parleremo in una televerità speciale con il dottor Angelo Donno, sociologo, impegnato da sempre a capire i problemi di questa società che cambia in maniera troppo veloce e porta anche tantissimi guai, con la dottoressa Roberta Bruno, psicologa, personaggio sicuramente da sentire, professionista serio che ha da sempre lavorato con chi soffre, e forse più di ogni altro ci può dire il perché di questa sofferenza immane e di queste morti continue. Una televerità speciale che come emittente di servizio, come piccola emittente, crediamo di potervi dare. Quindi appuntamento ai prossimi giorni con televerità speciale, i suicidi di massa in Italia, il perché, con i nostri ospiti, il dottor Angelo Donno, sociologo, e la dottoressa Roberta Bruno, psicologa.